Arriva l'estate, caldo, sole, finalmente, riaprono anche le piscine, ecco che può essere un momento per fare un bel pool party. Ma come si può fare bene un DJ set in una situazione di questo tipo? Intanto ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Il pool party è una situazione piuttosto particolare, ecco che può essere utile parlarne, perché le variabili in gioco sono anche molte. Non è così semplice sapersela cavare in un contesto del genere, però può essere anche molto interessante e molto divertente. Innanzitutto la prima variabile riguarda gli orari, i tempi. Tanto il pool party può essere mattinata, insomma fine mattinata fino alla fine del pomeriggio, oppure può essere una cosa che parte dall'aperitivo e arriva fino alla notte. In entrambi i casi i tempi sono piuttosto dilatati e soprattutto non si sa bene quando arriveranno le persone, quando andranno via e quando avranno intenzione di divertirsi. Quindi bisogna essere un po' pronti a tutto, avere possibilità di allungare magari i momenti di ascolto e di contro quando si vede che può partire la situazione più calda, diciamo così, allora essere pronti e catapultarcisi dentro. Può non essere semplice capire come individuare i flussi, ma di contro il fatto di essere in piscina, magari le persone fanno il bagno, a bere, può facilitare la situazione, può rendere molto più l'area di festa. Di conseguenza, il pool party è una situazione dove di solito si può anche osare un po' di più, e allora è bene farlo. È veramente triste quando senti la solita roba trita e ritrita da discoteca in un contesto invece in cui si può proporre anche della buona musica. Cioè, per me il pool party vuol dire Luciano, Seth Roxler, Mashoplex, insomma, si può fare della roba interessante, soprattutto se le persone sono ben disposte. Di contro, eviterei in genere di andare su roba un po' troppo oscura, perché diciamo che il clima, secondo me, è molto festaiolo. E allora, proprio la techno, quella ignorante da club dove si scende le scale e non c'è neanche una luce, non la vedo proprio adatta come concezione di base. Però poi dipende ognuno come l'ha imposta e come anche ha impostato la serata da parte di chi lo organizza. Cercherei comunque qualcosa che mantenga questo clima estivo, festaiolo, pur anche con la sua dovuta spinta. Per quanto riguarda sempre le dinamiche della giornata, bisogna capire anche un po' se le persone mangeranno, quando, e allora cercare anche di coordinarsi con i tempi dettati dalla serata, dalla situazione, da chi le organizza. Per esempio, alle volte capita in un pool party di essere tanti DJ, e allora ti viene data una mezz'ora, un'ora, e lì veramente bisogna essere pronti a tutto, perché le cose non vanno mai come previsto. C'è chi inizia sempre troppo presto, ancora non si è creata la situazione, c'è chi arriva lì quando le persone si spostano un'altra parte. Ognuno si fa un piano, ok, ma deve essere pronto anche a poter scombinare veramente tutto. Due parole le vorrei dire anche sul look, sull'immagine, sulla presenza. È veramente brutto quando vedi un invitato che va a suonare, o quantomeno che si possa avere questa concezione qui. Eviterei costume infradito, cioè senza maglietta, proprio se sei un David Morales del 2004 con tutti i tatuaggi e il fisico giusto. Cioè, cercherei comunque di mantenere l'immagine del DJ, poi dopo quando è finito il tuo set o quando hai un momento, prendi e vai in acqua, anche perché le due cose non sono da mischiare bene insieme, sempre se si vuol tenere all'attrezzatura. Quindi, look da DJ quando si suona e dopo. Se c'è modo, si va in acqua e ci si diverte con gli altri. Però terrei le due cose su piani separati, perché veramente comunque è bene anche che si veda dall'esterno, guardando la console, quello che è, che ci sia una certa distanza anche nel look e soprattutto una certa presenza da parte di chi la serata la fa, che si distingua in qualche modo da tutti gli altri che sono gli ospiti o i clienti. In generale, il pool party è una bella occasione da sfruttare per l'estate. È bene cercare di essere preparati, è bene cercare di seguire un po' i trend, è bene cercare di crearsi il proprio stile per eventi di questo tipo, anche per poter essere un po' ricercato per queste cose. Può essere una festa normalissima, però
però, come dire, la possibilità di avere la piscina lì gli dà quel qualcosa in più. Oppure può essere un tipo di serata da sviluppare e magari anche da portare in giro. Ti auguro di farne e se hai pure delle domande, scrivi pure nei commenti, se hai dei suggerimenti, scrivi pure, ma cerca di non dimenticare questa possibilità e di sfruttarla appieno quando te ne capita l'occasione. Nel frattempo, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.